Capitan Andrea Ciolli ai microfoni di Grosseto Sport. Chiaro, parlare con Andrea è un piacere oltretutto perché è un ragazzo sempre disponibile, ma poi è il capitano, ma poi è un grande amico. Spesso e volentieri si arriva qui di corsa la mattina, c'è chi già sotto la doccia, chi è già partito, perché sappiamo che all'11 all'una dovete partire. Pertanto poi, ripeto, ma Andrea Ciolle non è che prende uno qualsiasi. Andrea, si continua a sognare? Sì, si continua a sognare, si continua a lavorare bene, con voglia di stupire, con voglia di far bene. E niente, si va a Gian Erminio, giochiamo a Giana. È a Gianna la partita, non sì, più a Bergamo. Al campo, sì, al campo della Gian Erminio, dove abbiamo giocato anche in campionato. E affrontiamo una squadra tosta, una squadra organizzata, una squadra che concede poco, una squadra che comunque è tanti anni che fa la categoria, ha un'esperienza maturata negli anni. Noi d'altro canto vogliamo far bene, vogliamo fare una grande partita, vogliamo fare una grande prestazione, vogliamo comunque continuare il nostro percorso importante che stiamo facendo, è un percorso di crescita che ci ha portato comunque a consolidarci. E poi ai vertici nazionali, dove tutta Italia, parlando di calcio e di Serie C in modo particolare, ne sta parlando di questo miracolo sportivo del Grosseto. Sì, stiamo facendo un miracolo perché comunque gli obiettivi erano diversi, però piano piano, partita dopo partita, abbiamo acquistato consapevolezza dei nostri mezzi, siamo una squadra rodata, una squadra che comunque ha fame, ha voglia di fare, quindi questo credo sia la cosa più importante. Se la squadra, ti lascio andare, se la squadra mi sta dicendo che ha fame, io non mi resta che dire a Andrea Ciolli e al Grosseto buon appetito. Grazie.